sono Liquido Brew in questo video. Allora, sto registrando che è l'una e 20, quasi ora di mangiare, infatti c'ho fame e siamo su un nuovo episodio di Liquido News dopo un sacco di tempo, diciamo al pari passo con Aiuto Amico. Questa volta andiamo a visualizzare una news a tema anime riguardo l'Attacco dei Giganti. Allora, per chi non lo conosce, l'Attacco dei Giganti è un anime. Non mi ricordo chi lo ha scritto. Vabbè, ma lo andiamo a vedere nella news direttamente perché lo porta il nome dell'autore. Allora, comunque, Shingeki no Kyojin in giapponese si dice. In italiano Attacco dei Giganti e in inglese Attack on Titan. Infatti, questi giganti non in italiano li chiamano giganti, li possiamo anche chiamare titani. Oppure, tradotto in italiano Attacco dei Titani, diciamo che ha molteplici nomi. Questo Shingeki no Kyojin, ovviamente io lo chiamo in giapponese perché sono fanatico della lingua. Allora, comunque, questa news riguarda quest'anime e che dice? Ma vi faccio io una panoramica generale e poi passiamo sullo schermo al telefono. Allora, che dice questa news? In pratica, l'anime è come ha influenzato il manga per le idee future. Ovviamente questo è stato un parere stesso dell'autore che si è, diciamo, fatto influenzare dai commenti dei fan e dalle recensioni dei fan, perché molti si sono accorti che i sostenitori dell'anime e i sostenitori del manga concordavano su una cosa, che anche se il manga è più avanti, l'anime ha influenzato il manga riguardo alla psicologia del protagonista Eren Yeager. E poi i sottoprotagonisti che sono gli amici Armin e Mikasa. Per ora questa è un po' la panoramica. Ora ci lasciamo sullo schermo del telefono e ci ritroviamo qua di questo nuovo episodio. Allora, come già ho detto, a tema anime, però leggete la serie animata L'Attacco dei Giganti ha migliorato il manga, lo dice Isayama. Bene, non saprei nemmeno il nome delle creature di Shingeki no Kyojin. Ah, per chi non conosce il giapponese, Shingeki no Kyojin è il vero nome di Attacco dei Giganti. In inglese dice Attack on Titan. Giganti, oppure li potete chiamare semplicemente titani, o giganti è la stessa cosa. Allora, c'è una domanda che tiene in banco nel mondo dei giganti di Isayama: è meglio l'anime o il manga? Bene, andiamo a vedere. I fan dell'anime sostengono che le immagini e la recitazione vocale dei doppiatori possono migliorare l'esperienza dell'opera, mentre i fan del manga concepiscono l'opera originale fedele all'idea di partenza dell'autore, gridando allo scandalo ad ogni tipo di cambiamento. Tuttavia, il creatore dell'Attacco dei Giganti, Hajime Isayama, ha fornito un argomento convincente, in modo che sia l'anime che il manga vadano a pari passo. È vero, perché vi ricordo che l'anime, insomma il manga, è sempre un passo avanti rispetto all'anime. Un'intervista rilasciata per promuovere l'uscita della seconda stagione della serie, Hajime Isayama ha parlato di come l'anime avesse aiutato sia lo sviluppo dello stesso manga che addirittura lo stesso autore nella scelta del cast. Allora, te lo vedo, penso sia intorno alla trentina, quarantina d'anni. Allora, Isayama ritiene che la performance di Yuki Kaji nella veste di Eren Yeager l'abbia aiutato a sviluppare per il personaggio durante i successivi capitoli del manga. Il doppiaggio di Kaji è riuscito a dare al personaggio di Eren sia molta spavalderia che debolezza, ha dichiarato l'autore. Inoltre riconosce come alcune sfumature dell'anime abbiano potuto aiutare lo sviluppo del manga. C'erano sfumature che non si potevano trovare nel manga e che potevano provenire soltanto da una vera voce, ha continuato Isayama. Penso quindi di essere riuscito a comprendere meglio i personaggi grazie all'anime. L'autore della serie ha dichiarato anche di come il suo coinvolgimento nell'anime lo avesse influenzato lo sviluppo dell'opera principale, andando a perfezionare addirittura lo stesso manga con scelte diverse da quelle pensate in origine. Dall'intervista sembra che Isayama veda l'anime dell'Attacco dei Giganti come un qualcosa di definitivo, in modo tale da godersi appieno la storia e il manga come una sorta di primo montaggio bozza dell'opera stessa. Sei d'accordo con la sua opinione? E
Vabbè, questo ve lo dico direttamente. Bene, eccoci qua di nuovo. Come avete letto, quello che ho detto io è stato detto anche nella news. E comunque, bene o male, io non ho niente da dire, oltre al piccolo fatto che si sa benissimo che il manga sta più avanti rispetto all'anime. È sempre stato così, perché altrimenti se non esce prima il manga, tipo 6-7 prima il manga, è impossibile fare l'anime. Questa è una cosa di saputo. La stessa cosa è con i film. Ovviamente si sa che nei film e negli anime le cose devono essere ingrossate, perché altrimenti non attira spettatore. E quindi la stessa cosa poi è capitato anche con i film di Shingeki no Kyojin, però film veri e propri, no cartoni, dove ci sono veri e propri attori, ci sono, se ricordo bene, due film. Però la cosa brutta qual è? Che in Shingeki no Kyojin questi due film sono stati ingrossati proprio a tal punto che hanno preso una critica a livello negativo. Cioè, come pensate, in questo film si vedono i carri armati, che nell'anime non si sono mai visti i carri armati. Posso avere i cannoni, ma mai i carri armati. Lo so, questo video è breve, ma comunque questa non è una vera e propria news. Ma comunque, per i fanatici di anime di Shingeki no Kyojin, sono i benvenuti sul mio canale. E questo non so se l'hanno letto. Bene, l'abbiamo letto insieme. Se volete leggere l'articolo voi, ve lo lascio anche in descrizione. E noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi.